Io ho detto che come servitore dello Stato sono disponibile a qualsiasi prospettiva come quella attuale, appunto perché un servitore dello Stato non può che essere sempre disponibile. Non vorrei che fosse interpretato qualche mia frase in maniera distorta, nel senso di prospettive diverse da quelle che attualmente sono dalle funzioni che sono occupate.